Oh, buongiorno, come andiamo? Tutto bene? Beh, sono 300 giorni che siamo in camper. 300 giorni che mi hanno cambiato. L'avete visto anche dai video. Mi hanno cambiato la vita in camper, contrariamente a quello che pensavo, ti indurisce. Ti indurisce, ti fa maturare. Io mi ero fatto un'idea tipo, certo, libertà, sì, però è diverso da quello che uno si immagina. Vivere dentro un camper ti fa somigliare a un nomade, ti fa, tra virgolette, crescere in un modo completamente diverso. Una volta vi dissi che in 4 mesi, quando feci 4 mesi, sono cresciuto di 4 anni. E beh, vale anche per i 300 giorni. Si percepisce anche quando ti rivolgi alle persone. Diventa come una specie di tuo modo di essere personale. Intanto la paura di esprimerti, quella che può essere la timidezza o altro, svanisce. Non solo, anche le persone avvertono in te che c'è qualcosa di diverso da prima. Prima magari avevi paura di questo, avevi paura di quello, ti facevi problemi a esprimerti. Adesso vai dritto al punto, almeno per quella che è la mia personale crescita. Il mio percorso personale è così. Anche quello di mia moglie, anche mia moglie ha notato, anche lei ha notato questa cosa, che non si è più quelli di prima. Ora mi rendo conto perché nella vita, quando mi è capitato di conoscere qualche nomade, quelli che normalmente vengono chiamati zingari, l'ho etichettato come gente tosta, gente di qui, gente di là. Non è gente tosta, è gente che vive in mezzo ad una strada. Oggi con la crisi, con tutte queste cose, ho visto tanti sul canale dirmi: ma sai che voglio fare il full timer anch'io, ma sai che ho comprato il camper anch'io. Vivere in camper è comunque stupendo, bellissimo, diverso da quello che vi potete immaginare. Dopo tanto tempo nella vita mi sono messo a fare una cosa che anche i miei genitori all'inizio hanno accettato in modo mica tanto facile. E per questo motivo vi dico che chiunque se facesse una scelta come questa, deve ponderare bene molte cose, perché i parenti che sanno che fai questo tipo di vita non subito ti dicono, ti guardano dicendoti: ma dai, dispiace. È come se la vedono come una sconfitta, come una cosa che non si fa. Quasi come se uno che si mette a vivere in camper è perché ha perso tutto. Io non ho proprio perso niente. Io ho fatto degli investimenti sbagliati quando sono andato a Palma de Mallorca. Mi sono tolto un sasso da una scarpa. Beh, chi si ferma è perduto, ragazzi. E di conseguenza, quando uno pensa ad essere full timer, può fare una vita normale, può avere un lavoro normale, può avere un datore di lavoro se vuole averlo. Io, per esempio, preferisco fare lo youtuber per farmi pubblicità, fare pubblicità con i link dei vari e-commerce che troviamo online. Tra poco vedrete anche video su pubblicità, perché ho contattato delle aziende e mi sono proposto per fare pubblicità diretta sul mio canale. Certo, quando si comincerà a instaurare un rapporto di fiducia, allora magari ci sarà qualche entrata. Un'entrata di qui, un'altra entrata di là. Tutto atto a poter fare la vita che voglio fare
come lo hanno fatto altri prima di me e come lo faranno dopo di me altri. Magari si apriranno anche un canale, perché no? Beh, comunque vi dico una cosa, ragazzi, se volete fare full timer è alla portata di chiunque. Tenete conto del fatto che se volete fare full timer e nomadi digitali dovete avere un po' di conoscenze informatiche, vi dovete mettere a studiare i programmi di video editing, vi dovete mettere a studiare YouTube, che è immenso, ci sono talmente tante cose da sapere, da seguire, che si perde veramente tanto tempo. Fare lo youtuber, credetemi ragazzi, si perde veramente tanto tempo. Comunque, vi dico, a 43 anni, tra poco 44, io me la sto divertendo alla grande. Poi, vabbè, ci sono le situazioni in cui scleri, per esempio adesso col caldo è molto dura, se vado ad arrampicarmi su una montagna col nonno devo fare, per fare 50 km devo fare 10 pause almeno, perché il motore scalda, poi quando comincia a scaldare tanto, avevo pensato anche di maggiorargli il, come si chiama, il radiatore. Quindi ragazzi, se volete fare full timer, punto primo, non dovete essere schizzinosi. Punto secondo, dovete rinunciare a tante cose. Punto terzo, prendete un 2005 turbo diesel o superiore di motore. Prendete il camper col condizionatore. Qualcuno mi aveva detto, guarda che d'estate sarà peggio. Avevi ragione. Tanto spesso la gente ti guarda con diffidenza. Ma si impara a fregarsene di ogni cosa, ragazzi, perché tanto alla fine non è che... Oggi mi ha fermato i carabinieri, mi hanno detto, documenti, lei che cosa fa qui? Io vivo dentro un campo, mi fa... Ma non ha una residenza, certo. Molto spesso le persone hanno troppa paura, ragazzi, troppa paura di questo tipo di vita. Questo tipo di vita non è una vita che fa paura. Potete venire derubati sia in camper che in casa, allo stesso modo. Chiaro che se vai in giro con un camper da magari tanti belli orini, la gente ti vede, zanzara maledetta, scusate, questa fuori, vai. Tanto spesso la gente ha paura di questa cosa, paura come se fosse, dice mamma mia, ah ma non hai paura, vivi in camper, tanti mi chiedono, vivi in camper, ma non hai paura? Paura di che? Cos'è che ti devono fare? Oh, ma sta zanzara è proprio innamorata di me, Non si può avere paura di tutto nella vita, paura di vivere, purtroppo oggi come oggi, ragazzi, i pericoli ci sono dovunque. Quello che comunque dovete sapere è che fare full time, ragazzi, non è semplice. Io l'ho preso molto alla leggera, vi ho detto che è una figata, ed una figata è fare full time, perché è così alla fine, se ci pensi un attimo, cioè è uno spettacolo come vita, però ragazzi è una vita che dovete provare. Compratevi un camperino da 2.000-3.000 euro, mettetevi lì, provate a vedere su un camper estate, inverno, primavera, autunno, sempre. Vi do un bacione a tutti, ragazzi, buona giornata e alla prossima, ciao.